All'inizio del Novecento si parlava di famiglia patriarcale, dove il ruolo dei coniugi erano distinti. Il capofamiglia, l'uomo pensava a lavorare e a mantenere la famiglia, mentre le donne si occupavano della casa e dell'educazione dei figli. I nuclei familiari erano più numerosi perché si facevano più figli e si tendeva a vivere tutti nella stessa grande casa. Per ragioni economiche e sociali, la struttura della famiglia italiana degli ultimi 30 anni è molto diversa dal modello tradizionale. La famiglia italiana moderna è composta dai genitori ed uno o due figli, ed entrambi i genitori generalmente lavorano fuori casa. Nonostante i rapidi cambiamenti, molte tradizioni e molti valori della famiglia tradizionale italiana restano ancora oggi immutati. La maggior parte degli italiani, siano essi sposati, single o divorziati, tendono, ad esempio, a mantenere legami molto forti con i loro genitori, con i figli adulti e con gli altri parenti. Continuano ad esservi giovani adulti che scelgono di abitare nella casa dei genitori o comunque non lontano dall'abitazione dei genitori. La famiglia italiana si riunisce almeno una volta al giorno per la cena. Mentre la famiglia allargata ai nonni, ai cugini, agli altri parenti si riunisce per alcune festività, in genere Natale e Pasqua, oltre che in occasione di matrimoni, comunioni, cresime. Se i genitori sono anziani e vedovi, vengono spesso accolti in casa dai figli per facilitare le cure da dedicare loro. Oggi, secondo gli ultimi dati Istat, ci sono molte coppie senza figli e nuclei monogenitoriali. Ci sono più divorzi, non ci si sposa più giovanissimi. Il 2018 è stato inoltre l'anno di uno storico sorpasso. I riti civili hanno superato quelli religiosi. Le convivenze sono in costante crescita. Altrettanto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, con una prevalenza di uomini.